Udinese Piacenza 2-0, anche bianconeri friulani guadagnano un punto risolvendo in due minuti l'incontro. Lancio di Manzo che innesca un veloce contropiede concretato in gol da Pasa al 22esimo del primo tempo. Al 24esimo c'è un fallo del portiere Bordoni, l'arbitro Bailo assegna il rigore. Trasforma Catalano e l'Udinese vince per 2-0 sul Piacenza. Giocato bene, ha fatto una grossa partita, ha fatto veramente delle belle cose, in fase offensiva si riesce a giocare in una maniera eccellente, soprattutto quando si gioca con questa rabbia, con questa aggressività che io voglio, pretendo, desidero ed è normale che ci sia in una squadra di elite. Bene il capo Pasa, no? Pure conferma 1-0. Sì, dai. Ma, non so, comunque, ma io non vorrei parlare di Pasa, di quello o di quell'altro, perché sono stati tutti veramente molto importanti. Vorrei fare un cenno a Zannoni invece, perché Zannoni è sceso in campo con la febbre, che nessuno sapeva, giustamente, perché non è che c'è bisogno di fare, diciamo così, proclami per queste cose, però voglio fare complimenti a Zannoni perché ha voluto giocare nonostante alcune linee di febbre, già da ieri sera ce l'aveva. Questa è la dimostrazione dell'attaccamento di questi ragazzi, della voglia anche di recuperare qualche scivolone che durante i campionati sono non normali, purtroppo ci sono, insomma. Ma Piacenza, sai, ha cercato di fare quanto era nelle loro possibilità. Noi abbiamo attaccato fin dai primi minuti, direi subito dopo 30 secondi, mi sembra Fiericano davanti alla porta ha messo la palla alta, insomma, direi che è stata un pochettino frastornata dal nostro pressing iniziale, insomma. Poi abbiamo fatto i due gol e quindi c'è stato un poco più da fare. Secondo lei il Piacenza può farcela in questo girone di ritorno oppure? Direi che lì c'è un lotto di squadre, adesso non so esattamente quelle che sono i risultati di tutte le partite, però è certo una cosa che lì c'è un lotto di squadre che dovranno lottare, come succede per quelle cinque squadre là davanti, dovranno lottare fino all'ultimo secondo per andare in Serie A. Anche lì ci saranno 7-8 squadre che dovranno lottare disperatamente fino alla fine. A Tessariolo un debutto importante nonostante la sconfitta, una sconfitta amara ma che poteva essere preventivata. Un tuo commento sulla partita e sul tuo debutto? Ma innanzitutto un ritorno direi amaro. La nostra partita è stata un po' particolare, abbiamo lasciato un po' il primo tempo in mano a loro e sul nostro piccolo svarione abbiamo dato il primo gol. Niente, poi la partita l'hanno tenuta in mano a loro e sono riusciti anche a raddoppiare sul rigore, per cui c'è niente da dire, squadra più forte. Si poteva anche preventivare una sconfitta oggi comunque? Sì, si poteva preventivare, però si poteva anche evitare forse. Per quanto riguarda il tuo debutto? Ma niente, io ci speravo e finalmente ho debuttato, adesso vediamo un po' il proseguo. Allora siamo con Perotti dopo questa partita così, questa sconfitta che si poteva anche mettere nel novero delle partite negative, diciamo, per il Piacenza. Un tuo giudizio comunque? Ma direi che noi siamo venuti qui per cercare di portare via questo punto. Sapevamo che l'Udinese ci avrebbe aggredito nella prima parte, nella prima mezz'ora, perché aveva qualche problema o avevamo sentito che aveva bisogno proprio di arrivare al gol per poter esprimersi meglio. Noi li abbiamo un attimo facilitati, abbiamo sbagliato il solito disimpegno a metà campo, abbiamo preso il gol e da lì abbiamo sofferto direi per 20-25 minuti. Poi dopo la squadra fino all'ultimo ha lottato, ha cercato di reagire, potevamo fare gol e potevamo subirne altri, però la squadra ha giocato, ha cercato di dimostrare che c'era anche il Piacenza in campo. Io direi che l'analisi della partita è questa, il Piacenza si è dimostrato vivo pur avendo subito i due gol
e aver perso la partita. Siete stati forse contratti molto all'inizio, almeno l'impressione che si è avuta dalla tribuna è questa. Concordi in questa analisi oppure no? Sì, noi eravamo sicuramente un po' imbambolati e siamo stati imbambolati in certe situazioni. L'Udinese comunque in quel momento stava pressando, direi, molto bene. Per quanto riguarda Scaglia? Ma Scaglia sabato mattina aveva qualche problema e perciò abbiamo deciso col medico e con tutti, abbiamo visto che il ragazzo non era al 100%. Signori dagli allenamenti, da tutto era a posto e difatti l'ha dimostrato in campo e allora abbiamo fatto questa scelta. C'è stato anche un debutto importante, dopo un anno circa e più forse è tornato Tessariol, può esservi utile in questa fase, diciamo, di ritorno dove vi giocate tutto, e è recuperato pienamente allora? Ma io direi di sì, era recuperato sotto il profilo fisico, era recuperato, dell'incidente poi non ne parliamo. Il problema era solo il profilo tattico, è un giocatore che sa stare molto bene in campo, dovevo vederlo, valutarlo e dargli la possibilità appunto di entrare in clima gara. Direi che questo ha fatto sì che io abbia la convinzione che adesso Tessariol sia disponibile fin dal primo minuto di un'altra partita. Retorica a parte, discorso salvezza, il campionato è lungo, cambia qualcosa o no? No, sicuramente qualcosina cambia perché non abbiamo fatto il punto col Messina e non abbiamo portato via il punto qui. Stiamo lottando, siamo in difficoltà, però finché la squadra lotta e cerca fino al 90esimo di andare in gol, di trovare una certa geometria, un certo determinazione per salvarsi, questo lascia ben sperare. Un'ultima domanda, domenica c'è il Bari, una squadra forte che lotta per la... Sì, una squadra decisamente forte che verrà a Piacenza per fare la sua partita, per cercare di portare via qualcosa, e noi siamo affamati di punti. E noi adesso ci troveremo martedì, staremo assieme qualche giorno, rivederemo qualche cosina e direi che lavoreremo. Sì, domenica c'è il riposo, però noi valutiamo e lavoriamo in funzione della partita col Bari. Passiamo con Manzo, uno dei pilastri anche oggi del centrocampo bianconero, un Udinese forte, ma chiediamo ovviamente così un giudizio su questo Piacenza, anche perché volevamo sapere cosa ne pensi, ecco. Ma il Piacenza si è comportato come le altre squadre che hanno giocato qui al Friuli, cioè noi al Friuli siamo una squadra che mettiamo in difficoltà tutte le squadre, quindi diventa difficile per le altre squadre giocare. Piacenza ha avuto anche lui le sue giocate, però ripeto, ha trovato davanti un Udinese concentrata fin dal primo minuto, quindi ostica, difficile da giocarci contro, cioè senza togliere dei demeriti al Piacenza, l'Udinese oggi ha fatto una delle partite che il Friuli era un po' di tempo che non si vedevano. Siete usciti da quel tunnel della crisi di cui si era paventato un po' su tutti i giornali? Ma sappiamo che si fa presto parlare di crisi quando si perde una partita e se ne pareggia un'altra. La crisi si sa, quando si vince non c'è, quando si perde o si pareggia in casa, fa il passo falso in casa, si comincia già a parlare di crisi. Sicuramente l'Udinese ha il potenziale e l'ha dimostrato oggi avendo anche degli squalificati con gli sostituti validi, perché ha un potenziale di 18 giocatori che può tirare avanti fino al 30 di giugno tranquillamente, quindi l'Udinese è una delle squadre che tecnicamente penso, se non sia la migliore, fra le migliori, per cui quando si parla di crisi per me è soltanto un fatto così un po' montato, perché l'Udinese è sempre conscia di quello che può fare. Quindi più che mai lanciati verso là dunque? Ma noi, il nostro obiettivo, quindi è inutile nascondersi dietro qualche paravento, per cui l'obiettivo rimane là e penso che lo raggiungeremo con questo modo di giocare. Ma forse sarà stato anche quello un condizionamento psicologico, qualcosa c'era, perché non possiamo, ragazzi, affrontare una partita così, perché guarda, veramente le prime sei volte sono andate avanti, ti ripeto, potevamo fare sei gol, traversa, due parate, due gol, cioè sembrava veramente una cosa fin troppo facile, capito? E ripeto, secondo me lì davanti oggi abbiamo giocato molto bene, perché ho visto molto bene Pierino, cioè
Secondo me abbiamo creato, sicuramente la trasferta l'abbiamo creato più di tutto, abbiamo messo spesso e volentieri in difficoltà loro. Sono andato un paio di volte, io 3-4 volte mi hanno fermato, una molto dubbia anche con falli abbastanza evidenti, costretti i matematici loro a fermare col fallo, perché se no si andava in porta. La realtà, se analizzi la partita, è così. Adesso si è fatto un punto domenica, se ne è fatto neanche uno oggi, quindi c'è perso con il terreno. Un momento critico, ho visto anche i risultati degli altri. Ma non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo guardare noi, ragazzi, non ce n'è. Se affrontiamo le partite in determinata maniera, bene, se no non abbiamo secondo me il carattere, la grinta. Cazzo, tutti giovani, ragazzi di 20 anni, non c'è la grinta, bisogna essere realistico. Io sì. Mi prendo l'impegno di dirlo, anche perché sono uno dei più anziani, per cui è il caso di dirle queste cose. Bisogna tirare fuori i cosiddetti marroni, caspita. Senti una cosa, adesso arriva una sosta, arriva a proposito per voi. A proposito, sì, adesso andremo a lavorare in ritiro ad Arco di Trento, speriamo che serva, anche se ho i miei dubbi, insomma, non è quello che serve, sono ben altre cose. Se non riusciamo a sfruttare, ragazzi, quando stanno bene lì, quando si sta bene lì davanti, se non si riescono a sfruttare queste cose, quando prendi la partita che non sei in giornata, dove vai? Non ci sono presupposti adesso come adesso, insomma. Certo, se affrontiamo le partite in questa maniera non ce ne sono molti, dobbiamo darci una regolata, dobbiamo essere... Già noi giochiamo in una squadra, in una città che non ti dà quella grinta necessaria per poter lottare, perché Piacenza è una città dove si sta molto bene, però capisci, non c'è lo stimolo settimanale che ti porta, soprattutto non abbiamo il pubblico che può avere il Barletta e l'Icata quando giocano in casa, per cui siamo noi che dobbiamo crearci questi presupposti se veramente vogliamo lottare per questa salvezza. La realtà è questa e bisogna affrontarla, se non ce n'è di storia. Senti, però questo Udinese è anche una squadra molto forte. Ovviamente, bisogna dare i meriti. Beh, è inutile star lì anche. Se non è forte l'Udinese, chi vuoi che sia forte? Scusa. C'è 25 giocatori, ha speso una barca di soldi per fare una squadra. Se non sono forti loro, chi vuoi che sia forte? Comunque veramente bei giocatori, tra l'altro gli mancavano 3-4 giocatori, inutile, bisogna dare i meriti anche a loro, sicuramente una squadra ben quadrata, una squadra che merita la Serie A.